Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, siete su Cartomantic e con questo interattivo risponderemo a questa domanda. Cosa accadrà tra noi due entro la fine dell'anno? Restate con me. Ciao a tutti, bentrovati, bentornati, benvenuti come sempre a tutti coloro che sono nuovi qui su Cartomantic. Oggi facciamo un interattivo direi classicone, quindi cosa accadrà tra di noi, però mettiamo una data insomma bella strettina, proprio perché l'anno sta per concludersi, è tempo di fare bilanci e è anche giusto chiedersi se cambierà qualcosa, insomma che cosa potrà succedere naturalmente. Per chi vuole che cambi qualcosa, altrimenti se succede qualcosa di ancora meglio rispetto alla situazione che abbiamo già. Parliamo di sentimenti, evidentemente, infatti vedete che abbiamo già qua pronti anche gli angeli del cuore, quindi abbiamo proprio già tutto. Non starei a dilungarmi questa volta perché mi sembra che il titolo la dica tutta, quindi non c'è bisogno. Vi ricordo naturalmente che è un interattivo, quindi trattenete ciò che vi riguarda, lasciate andare ciò che no, se non vi rispecchia assolutamente. Cambiate variante, se neanche con queste varianti si vede che oggi non era cosa, e quindi andate a vedere magari altri interattivi sul canale se lo desiderate, se non vi siete ancora iscritti, quale occasione migliore per farlo. Mi raccomando, poi attivate anche le notifiche e la prossima volta sicuramente andrà meglio. Io intanto sono stata felice di avervi qui con me. Vi ringrazio intanto per tutti coloro che si sono già iscritti, ormai ci avviciniamo il 6 di gennaio, Cartomantic, il giorno della Befana, non poteva essere altro, Cartomantic compie un anno, quindi piano piano ci stiamo avvicinando, ci saranno grandissimi festeggiamenti, no, sul serio, sto organizzando le cose in modo da poter festeggiare con tutti voi, io intanto vi ringrazio dal primo all'ultimo, veramente sperando che non sia l'ultimo, ma che sia il primo di un'altra ondata, e vi ringrazio anche per la pazienza che avete avuto su Wisio, dove io rispondo con dei video registrati alle vostre richieste, perché ogni tanto la piattaforma è in pausa, altre volte no. Questo l'ho già spiegato, non perché voglia fare la diva, ma perché purtroppo certe volte non riesco a far fronte alle richieste, quindi piuttosto che farvi anticipare la spesa di una stesa che poi invece magari devo rimandare, cosa che grazie a Dio non è mai successa, però metto in pausa e riapro la piattaforma quando so che posso far fronte a tutto. Bene, comunque questo era solo per chiarire. Al momento credo che sia aperta, ma altrimenti basta tornare, trovate l'indirizzo qua sotto nella descrizione del canale. Grazie anche per il seguito su Instagram, dove fino a Natale, fino a 24 sto facendo il calendario dell'avvento, che per qualche giorno è stato anche qua su YouTube, poi per evitare di essere tronfia e ridondante, no, ma comunque è stato utile per darvi un assaggio di quello che potevate trovare su Instagram, adesso lo trovate su Instagram, quindi se volete e mi seguite anche lì mi fate un enorme piacere, anche perché userò il canale, userò questo social per fare altre comunicazioni, altre sorpresine, quindi così se venite poi lo scoprirete. Bene, a questo punto io vi lascio la scelta, come sempre le varianti sono la 1, la 2 e la 3. Come sempre vi invito o a mettere il video in pausa o a scegliere adesso, a guardare sotto nella descrizione del video che ci sono i timestamps, quindi con il link diretto alle tre varianti. E a questo punto scegliete come preferite e vi do appuntamento fra pochissimo con la variante che avete scelto. Variante numero 1, vediamo che cosa accadrà tra voi due, entro la fine di quest'anno, quindi direi che questo, anche se non ci sarà una data, magari metterò il 2020, così non c'è rischio che andate a vederlo in un altro momento, insomma il titolo mi sembra abbastanza esaustivo. Naturalmente vale sia che abbiate già una relazione, sia che non l'abbiate ancora. Tra voi presuppone l'esistenza ovviamente di un'altra persona, però non è detto che debba essere già appieno nella vostra vita. Vediamo da dove si parte qua, arrivare al traguardo. Beh, direi che iniziamo molto molto bene, visto che vogliamo avere delle risposte concrete. Arrivare al traguardo ci parla proprio forse della risposta che molti di voi vorrebbero. Allora, qui ne è uscita una, ma io ne prendo un'altra, anzi ne prendo altre tre, perché in realtà io voglio vedere voi, l'altra persona e la situazione. Una, due e tre. Quindi cosa accadrà tra voi entro la fine di quest'anno? Allora, una qui, voi state intavolando una nuova visione. L'altra persona.
Allora, questa è una situazione un po' contorta, qui una guida, speriamo che sia una guida un po' superiore per entrambe, perché qui partiamo secondo me da una situazione un po' di contrasto, perché probabilmente voi volete accelerare i tempi e l'altra persona invece è in un momento in cui sente un po' di fiato sul collo e quindi vorrebbe rallentare. Che non significa che vorrebbe mollare il tutto, però probabilmente è presa da altre questioni. In questo momento, entro la fine dell'anno, io direi che forse sì, questo arrivare al traguardo, che ricordiamolo, non è una risposta, ma è l'energia, potrebbe voler dire che è proprio il desiderio di uno dei due, e da quello che vedo, più il vostro che quello dell'altra persona. Allora, qua bisogna mettere in conto che dall'altra parte abbiamo delle perplessità, delle paure, dei sogni, nel senso delle fantasticherie o magari anche delle proiezioni, qualcosa che in realtà non è neanche concreto, quindi probabilmente dall'altra parte c'è proprio un negarsi a fare un passo avanti più per idee astratte che non per un qualcosa di concreto. Sta di fatto che con questa luna è meglio andare coi piedi di piombo, quindi è come se le carte dicessero non avere fretta. Dall'altra parte c'è necessità di lasciare andare a fondo la situazione. La situazione andrebbe bene, può andare avanti. La parola d'ordine è non spingere, non forzare. Quindi lo so che molti diranno, beh, insomma, sono secoli che sto aspettando. E allora, queste sono carte di qualcuno che vuole, nello specifico, che vuole una svolta. Noi, giustamente, io ho messo, insomma, un limite di tempo, giusto per curiosità. Qua, luna di miele, godi con gioia, ecco, del tempo trascorso insieme in vacanza. Cos'è questa carta? Ci dice che dobbiamo prendere quello che ci arriva di buono come qualcosa da tenere via, insomma, su cui crescere. Non dobbiamo avere questa fretta, lo so che è brutto sempre sentirselo dire, però questo deve essere un periodo di pazienza. Quindi cosa accadrà? Accadrà che come massimo risultato, se riuscite a trovare un modo per entrare nella testa di questa persona, si tratta di chiarire quali sono le paure, i dubbi, i blocchi che ci sono dall'altra parte. Non è da qui alla fine dell'anno una stesa che mi parla di uno sblocco, quindi parlo sia per chi sta cercando di avere una relazione con qualcuno, sia per chi è in un momento di crisi dove magari anche, ecco, se avete dettato un ultimatum, un opt-out, insomma. Questo è un momento in cui portare un po' pazienza e dovete agire adesso d'astuzia. Dovete fare buon viso a cattivo gioco. Eccoci qui, capito? È una situazione delicata, buona, perché poi al traguardo dove volete arrivare voi ci si arriva, però dovete anche avere questa energia, questa nuova visione, riconsiderare un po' la situazione. Mi è uscita la carta di guida spontaneamente, quindi vuol dire che è una situazione che, se guidata, dà dei buoni risultati. Dall'altra parte, un lasciare la presa, quindi questa è una persona che si sente un po' pressata e c'è il rischio che si ribelli. Quindi qua è proprio prendete i momenti buoni, agite, insomma, senza far vedere tutto il disagio che avete, portate pazienza ancora un pochettino. Non c'è dubbio che qui siamo davanti a una stesa di questo tipo. Allora, che cosa abbiamo qua? Vediamo. Infatti, come pensavo, qua c'è proprio in arrivo un chiarimento. Guardate, non è cambiato nulla, però. Eh sì. Allora, questa persona ha bisogno di sentire che si può muovere
senza che voi siate lì ad aspettarlo. Adesso non, mi spiace perché viene fuori detta così un quadro di voi che sembra che siate lì a rompere le scatole alla gente. Non è questo il punto, è che voi avete le vostre ragioni per desiderare di arrivare al traguardo, sia che siate in una relazione, sia che state aspettando che finalmente si quagli, qua è da un po'. E oltretutto qua ci sono dei segnali forti di interesse da questa partner o potenziale partner. Magari ecco, se in questo momento alcuni di voi hanno delle difficoltà a vedersi, potreste aver sentito un raffreddamento, non è così, semplicemente è una sorta di disagio nel non poter comunicare come al solito. In più, pur essendoci una grande volontà da parte di questa persona, come vedete, di avanzare nella relazione, che ci sia o no, e lo dico, che sia si tratti di una relazione alla luce del sole, sia che sia qualcosa di clandestino, qui c'è un grande desiderio comunque di avanzare, di fare un passo avanti. In questo momento io vedo le cose rallentate, ma come per scelta, bisogno di pace, di tranquillità. Poi c'è una ripresa. Probabilmente sente, guardate, non è una sciocchezza, sente anche il peso della fine di un anno pesante e si ripromette di ripartire con nuova energia anche già dal 1° di gennaio. Non cambierà niente allo stato delle cose, però è come se si fosse posto un periodo di rallentamento, di riposo, anche nelle relazioni sentimentali, dove per inciso ci siete dentro voi a pieno titolo, perché qua guardate, sono carte che mi parlano di qualcuno che dopo un po' di freddezza riparte, qualcuno che vorrebbe venire da voi a farvi una proposta o comunque a migliorare la relazione, a elevarla di grado. Addirittura qui potrebbe anche essere che si parli, per chi ha desiderio ovviamente di averne, ma si parla di mettere in cantiere anche un bimbo, quindi però sta cercando l'occasione, sta cercando un momento, questa persona sta cercando di riallinearsi, si sente un po' sfasata, è stato un anno pesante per tutti, noi speriamo che appena cambia da 20 diventa 21 possa migliorare. Sappiamo che purtroppo queste sorte di magia non esistono, ma è come se nella testa di questa persona ci fosse un po' questo orologio immaginario, quindi si sta mettendo un po' da parte, ma non è, cioè è una freddezza solo apparente, quindi tra voi secondo me entro la fine dell'anno non accadrà niente di sostanziale, ma se saprete capire questo atteggiamento e anche queste paure, questa un po' oscurità, anche nel comportamento, no? Queste ombre che potreste vedere, non vi impanicate, è un momento così, anzi, se saprete comprendere questo momento, poi vi arriva con gli interessi subito dopo, quindi dopo la fine di quest'anno, dai che inizia quello buono, vi arriva qualcosa di buono insieme a questa persona, quindi soluzioni o iniziative insieme, quindi questa è una coppia che è destinata, se saprete aspettare, se non perdete la pazienza, ma quello dipende da voi, se saprete aspettare questo momento un po' grigio, è una coppia che è destinata ad evolvere molto favorevolmente, ma molto favorevolmente. Abbiamo delle carte molto specifiche, soprattutto che poi non ci vorrà nulla per approfittare di tante occasioni per rimettere in piedi il tutto, però se questa è una stesa destinata a chi non è soddisfatto di quello che sta vivendo, allora sappiate che entro la fine dell'anno, quindi io parlo proprio 31 di dicembre, qui di rilevante come cambio a questa situazione non succede granché, però è un'occasione per lasciare un po' respirare questa persona, già sapendo che con l'anno nuovo qui arrivano cose grosse, corpose. Mi rendo conto che anche voi siete un po' stanchi qua, questa non è una sera di due persone serene, avrete avuto sicuramente molti ostacoli o comunque anche incomprensioni, avete reagito in modo diverso, voi volete accelerare i tempi, l'altra persona vuole tirare un attimo i remi in barca, non con voi, non con i sentimenti, ma proprio con un atteggiamento, perciò uno dei due deve un po' adattarsi alle necessità dell'altro. Ora, è più semplice, naturalmente poi è una scelta, però è più semplice magari per voi
aspettare qualche giorno, perché in definitiva stiamo guardando per qualche giorno, 2 settimane al massimo, insomma tre, è più semplice per voi che per l'altra persona invece ricaricarsi in tempo record e ritrovare entusiasmo e soprattutto energie. Queste sono carte di una persona stanca che però, se sollecitata eccessivamente, diventa ribelle, quindi c'è il rischio di sentirsi mandare a quel paese. Poi non cambia nulla, qui i sentimenti e le intenzioni ci sono, però vedete che insomma è meglio, se potete, se ve la sentite, non forzare la mano. Qualcosa succederà, non adesso, ma qualcosa succede, perché qui abbiamo veramente una carta di ripresa e stiamo parlando di messaggi riguardo la vostra relazione o potenziale relazione che sono in arrivo, per riprendere proprio in modo più sereno, più fresco, anche più leggero, un discorso che in questo momento vi sembra un pochino lasciato da parte. Ok, quindi se siete in attesa che qualcuno si muova nei vostri confronti, questo è un momento che solo in apparenza sembra di freddezza, in realtà non lo è. Ci sono cose, energie un po' torbide, ma voi dovreste, se lo riuscite appunto, accontentarvi dei momenti buoni e non vi preoccupate che poi le cose miglioreranno. Se vivete invece una piccola crisi, o anche non piccola, all'interno della vostra già consolidata relazione, questo è un momento anche qui di stanchezza, di mancanza di lucidità, di paure, proprio di abbassamento di energia nell'altra persona. Non fatevi trascinare in questo, ma non eccedete nel volerlo tirare su, lasciatevi vivere questo momento e vedrete che poi le cose si sbloccheranno. Non si sbloccano entro la fine dell'anno, mi spiace, però è certo che si sbloccheranno a breve dopo, quindi insomma non è poi così una notizia terribile, a meno che voi non abbiate, non so, messo un opt-out proprio entro il 2020. Io mi auguro di no, perché sarebbe proprio la tattica sbagliata. Se siete in una relazione clandestina e evidentemente quello che desiderate è che tutto ciò arrivi poi a una soluzione più alla luce del sole, per questa fine dell'anno ancora niente, anzi forse in questo caso l'altra persona avrebbe desiderato potervi dare questa gioia, ma non ce la fa, e quindi sarebbe ancora meno opportuno andare a recriminare che non è successo, che avrete tutto il diritto di farlo. Qua vi dico il consiglio delle carte, soprattutto perché si sentono in diritto di consigliarvelo, perché la soluzione poi è veramente svoltato l'angolo. Praticamente non fate in tempo qui a finire Brindisi, che siamo nel 2021 e le cose magicamente, piano piano, neanche tanto piano, vanno a posto. Ok, quindi io direi che anche se non si sblocca niente tra la fine dell'anno, visto che manca poco, sappiate che qui si va a migliorare tanto. Per ora, come dicevo, vale per tutti. Tenete bene in mente il traguardo, perché arriva, ci arrivate senza dover aspettare troppo, quindi anche se non è la fine dell'anno. Godetevi i momenti buoni, sappiate un pochino stemperare le angosce o proprio le paure di questa persona, che peraltro comunque questa è anche una carta di sogni, quindi sicuramente non siete usciti dal cuore di questa persona. Cercate magari un po' di andare incontro, se potete, naturalmente, perché non c'è mai una strada sola, no? È un po' il consiglio che vi viene dato da questa stesa. Quindi per adesso nisba, ma a breve, comunque entro, diciamo, un mesetto e mezzo, le cose poi migliorano. Non può andare subito tutto dritto, però sappiate che almeno qua la situazione tende ad evolvere verso una soluzione positiva e soprattutto soddisfacente per voi. D'accordo? Quindi, insomma, variante numero uno: non si può avere subito tutto, però si può avere tutto fra non molto. Perciò, se ti è piaciuto il video, mi raccomando il like. Iscriviti al canale se non hai ancora fatto, attiva le notifiche, vienimi a trovare su Wisio e per il resto anche segui il mio profilo Instagram. Per il resto ti faccio un enorme in bocca al lupo e ti do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Variante numero 2, vediamo che cosa accadrà tra voi due entro la fine di quest'anno 2020, che insomma ha lasciato un po' a desiderare, però vediamo magari se è possibile di chiuderlo in bellezza. Oh, se non dovesse essere così, almeno con delle prospettive migliori per l'anno prossimo.
Un bivio. Cosa accadrà tra di voi? Qui c'è proprio aria di scelta, adesso non ci vuole una grande capacità interpretativa per saper leggere cosa c'è scritto su lì. Evidentemente, quando esce questa carta del bivio, stiamo parlando di una scelta da compiere o una scelta che sarà fatta comunque da uno di voi due, se non entrambi, no? E qua vogliono uscire tutte, invece no. Questa sì. E ne prendiamo tre. Una per voi, una per l'altra persona e un'altra per la situazione. Allora, mettiamo qua. Vediamo intanto che cosa ci dice. Il cambio. Un bivio è il cambio. Vediamo che tipo di cambio. Voi dove siete? Voi siete con addirittura la carta di Osho, quindi massima connessione e comprensione della situazione. Dall'altra parte abbiamo una carta, il paragone, e qui una voce interiore. Allora, sono veramente delle carte strane, nel senso che forse voi vorreste diventare la persona in carica qua, o comunque, se lo siete già, che l'altra persona smetta di a tenere dei comportamenti un po' ambigui nei confronti di qualcosa nel passato, perché qua mi sembra abbastanza chiaro. Vediamo, qui c'è da fare una scelta, un cambio. Voi avete Osho su di voi, quindi massima energia, massima comprensione. L'altra parte è questa carta del paragone, come se vi paragonasse a qualcuno, e questo a me già innervosisce. La voce interiore è una carta che ci parla proprio, direi che tende più verso di voi, come se voi steste dicendo: allora, o qui o si cambia musica o cambio io e giri tacchi. Carta di iniziativa, il bagatto, l'inizio di qualcosa, si cambia. Vediamo, si cambia, lo dico perché abbiamo queste carte che ci parlano di questo cambio che deve essere fatto. Vediamo che cosa ci esce. Con gli angeli del cuore. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Allora, come dico sempre, visto che qui ne estraiamo una sola, queste sono energie che io uso nel campo sentimentale, pertanto a questo lo stiamo riferendo, altrimenti, però, laddove non ci fosse un riferimento a bambini qui, quindi magari che questo partner che vi paragona magari con la madre o il padre dei suoi figli, quindi in questo caso allora ci sta ed è un'influenza, altrimenti qui stiamo parlando di influenze nell'infanzia, quindi qualcosa che mi farebbe anche propendere, speravo di non dirlo mai nelle mie stese, a qualcuno che vi paragona con la mamma. Sapete, anche quando portate in tavola, io non lo so più per fortuna, quando portate in tavola qualcosa vi sentite dire: la mia mamma lo faceva così. O magari anche comunque un'influenza dall'esterno di una famiglia, potrebbe anche essere questo. Però insomma, poi siete tantissimi, vi ringrazio ancora, ognuno di voi ha la propria storia. Però la prima cosa che mi viene da pensare è che magari sia il paragone con un ex partner che è genitore di bambini, però in comune evidentemente. Qui c'è una situazione da chiarire, da poco chiara, da torbidella a limpida. Questo è proprio un passaggio netto. E siete disposti anche a chiarire, ma nel senso di chiarisco e mi allontano. Vediamo cosa accadrà tra di voi. C'è questo blocco malefico in mezzo. È che, vabbè, adesso andiamo a vedere. Eccolo lì. Oh, beh, allora, all'ultimo si vede che mi hanno sentita, che non ero contentissima e hanno detto: ciao. Vediamo di uscire bene almeno le ultime.
Dunque, vi ricordo intanto per chi fosse qui per la prima volta o per le prime volte che nelle mie stese, chiunque voi siate, uomo o donna, uscite sempre con la carta della consultante, la numero 29, e che quella carta numero 28 rappresenta la vostra parte. Può essere uomo o donna, non mi interessa, però è sempre l'altra persona rispetto a voi. Questo perché le carte le giro io. Detto ciò. Allora, qui abbiamo effettivamente una strada da prendere, qua però non esce il bivio ma esce la montagna, quindi qua si passa dal generale al particolare. Stiamo chiudendo le maglie di questa relazione così, o di questa possibile relazione, vi dico, questa è una stesa che è dedicata a tutti, singole, non a chi comunque vorrebbero che succedesse qualcosa in più rispetto alla situazione attuale. Dunque, qui c'è stato un momento in cui tra voi le cose filavano veramente bene, però era comunque un periodo in cui filavano bene, ma in apparenza, non avete forse mai affrontato determinati argomenti che vi hanno un po', a voi dico, a volte destabilizzato, magari un comportamento dall'altra parte così un po' ambiguo, poco comprensibile, o forse fin troppo comprensibile, qualcosa che vi ha lasciato un po' perplessi. Certamente qui è una persona che ha un proprio blocco, che fa fatica ad esprimersi in modo esplicito, cioè abbiamo questi uccellini, come vi dicevo, si va dal generale, allora sì, se chattiamo, allora sì, se parliamo del più e del meno o di quanto siamo belli e simpatici, ok, se dobbiamo restringere un po' la conversazione, qui abbiamo questa bella montagna che trasforma gli uccellini in frusta, quindi continuare a cercare di andare su un certo argomento, quando ci si va non ci si resta volentieri, si rischia di discutere. Questa carta del paragone che mi è uscita prima, che mi è rimasta sullo stomaco, per me può proprio dire che qui c'è un argomento tabù che può essere un ex. Ex o magari anche non tanto ex, comunque qui c'è un blocco magari anche all'inizio tenuto segreto, comunque gestito in modo non chiaro. Adesso voi qua avete proprio detto o dentro fuori. Sono in arrivo delle discussioni entro la fine dell'anno, ve lo dico, magari sono già in atto, proprio perché questa è una persona che non è capace di parlare in modo schietto, di parlare serenamente di qualcosa che anche può essere antipatico. Quindi sono in arrivo discussioni, sono in arrivo, sarebbero in arrivo anche delle prese di posizione un pochino più nette. Sta di fatto che io vi posso qua veramente rassicurare che qui entro la fine dell'anno invece secondo me c'è un'apertura da parte di questa persona ed è un'apertura che probabilmente neanche voi vi aspettate. Però vi avviso che prima ci sono discussioni su discussioni, comunque contrasti e la sensazione sgradevolissima a un certo punto di non riuscire a risolvere questo nodo che c'è, a togliere questa montagna di torno, perché di fatto questa montagna, ahimè, c'è e quindi non, insomma, se fosse per costui o costei, qua si andrebbe avanti all'infinito con questo modo di vivere la relazione o con questo modo di non iniziare una relazione, perché tanto stiamo bene così, perché mi devo impegnare, questo è quello che c'è nella testa, e non riesco a smettere di fare il paragone con qualcosa che dovrebbe essere nel mio passato. Non ci riesce. Continua a farlo questo paragone. Purtroppo, come vi dico, è qualcuno di un po' ingombrante, per cui potrebbe essere o un ex o una ex con cui addirittura potrebbero esserci dei figli, quindi insomma, ora i bambini non è questione qui di essere ingombranti, ma magari come vengono gestiti, come vengono seguiti dai genitori, e insomma, a volte può capitare di sentirsi un po' a disagio, no? Quindi magari il pensiero di questa persona è lì anche per questo. Altrimenti potrebbe proprio essere un genitore o comunque una formazione un po' castrante alle spalle, quindi
o una mamma un po' troppo impicciona, o magari una mamma, un papà anche, per carità, qua non è che mi esce necessariamente donna o maschio, è che di solito si pensa alla mamma, ma guardate, credetemi, non è sempre così, anzi, quindi qualcuno che potrebbe magari far sentire quasi a disagio questa persona nello smarcarsi da una situazione. Un'ultima analisi anche, magari qualche problema di infanzia che non è stato ben elaborato. Il risultato è sempre lo stesso, qualcuno che fa un po' il paragone, che cerca di capire come andrebbe, qualcuno che vorrebbe fare un salto di qualità con voi, voi l'avete un po' messa alle strette questa persona, ma avete fatto bene, questa montagna se ne deve andare. E quindi finché non se ne va, qua non succede niente di meglio, quindi che sia un ex, che sia una mamma, un papà, una situazione pregressa, che siate in coppia o che non lo siate ancora, qui la situazione è così per il punto di partenza. Ma via sta montagna, come vi dicevo, sì, però prima discussioni, prima una certa resistenza da parte di questa persona di essere messa nelle condizioni di affrontare anche a parole lo stato delle cose. Fortunatamente io qua vedo che entro la fine dell'anno, grazie al cielo, le cose migliorano sensibilmente e addirittura se avete avuto una discussione di quelle in cui avete finito dicendo non lo rivedrò mai più, invece no, qui arriva un messaggio e secondo me arriva proprio a ridosso del Capodanno, insomma, siamo molto vicini alle feste, molto vicino a una celebrazione. Potrebbe essere che non riusciate a fare le feste, a trascorrere le feste con questa persona, ma guardate, credetemi, in questo caso vi viene solo d'aiuto, vi fa gioco questa cosa, perché abbiamo forse uno stimolo in più ad aprirsi. Era una situazione che andava molto bene prima, ha avuto una battuta d'arresto, avete cercato di chiarire qualcosa riguardo a questa brutta sensazione di questo paragone, avete ricevuto un atteggiamento di ostacolo e di diniego rispetto alle vostre richieste. Ci saranno, se non sono già in corso, proseguiranno per un po' delle discussioni, ma qualunque sia la vostra situazione di partenza, io qua vedo fortunatamente proprio almeno quel famoso primo passo che potrebbe sbloccare un po' tutto entro la fine dell'anno. Attenzione, il primo passo. Poi dopo, insomma, una roba del genere, non è che va via in una stappata di bottiglia di champagne, però qui veramente ne uscite bene. Allora, questo bivio davanti forse al quale avete messo il vostro partner o potenziale partner viene superato favorevolmente. Non vedo l'alternativa del va tutto bene perché non vedrete più questa persona e ve la levate dai piedi, che è una possibilità, nel senso, perché se la stesa reputa che sia una persona che a voi non fa star bene, ci stava anche, no? Quindi ho guardato anche questo, però sappiate che non c'è questa risposta, quindi andrà bene nel senso proprio positivo e di progresso della situazione. Seguitevi. Fidatevi tantissimo perché queste sono le carte che insieme quando escono sono una potenza. Fidatevi tantissimo del vostro istinto, delle sensazioni che percepite, soprattutto se percepite dall'altra parte più che ostinazione, se percepite paura. Come la potete percepire? Intanto seguendo le vostre sensazioni, ma questa è una persona che quando è messa alle strette, quando ha paura, fa il brillante, un po' anche lo strafottente. Quindi attenzione a questi atteggiamenti, li saprete certamente interpretare, tenete duro, non tiratevi indietro davanti alle discussioni, voi non l'avete mai fatto, di solito si tira indietro questa personcina qui. Beh, adesso invece le discussioni ci saranno. Meno male, perché sarà un momento di una svolta. Allora, si poteva finire l'anno magari senza tirarsi i pomodori, però se serve, vi dico anche che qui entro la fine dell'anno qualcosa di molto importante tra voi si sblocca per il bene, evidentemente. Poi abbiamo tutto il 2021 pregando che non succeda nient'altro per mettere a punto quella che potrebbe essere davvero una relazione importante. Se lo è già, aumenterà.
di importanza. Ok, quindi anche variante numero 2, insomma, una stesa impegnativa. Se ti è piaciuto il video, mi raccomando, metti il like e iscriviti al canale. Vieni a trovare su Wisio, seguimi naturalmente su Instagram. Io ti auguro un buon lavoro, ti faccio un grande in bocca al lupo e basta. Ti do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao. Variante numero 3, eccoci qui a vedere che cosa succederà tra voi entro la fine dell'anno. Vediamo subito con le energie. Allora, chi è uscito qua? Il vento cambia direzione. Molto bene, comunque, molto bene. I cambi sono sempre evoluzioni. Andiamo a vedere con lo Shazen. Allora, una per voi, una per l'altra persona e una per la situazione in generale. Voi, la trasformazione, attenzione, la trasformazione qua, la guarigione, la giocoleria, qui c'è il giocoliere. Allora, qui c'è un'evoluzione di una situazione che richiede un pochino di tatto, un po' di astuzia e anche un po' di leggerezza. Vedo questa stesa soprattutto per chi non è ancora in coppia. Vedo che cambiano, migliorano la situazione e dovete giocare bene. Vi state adattando, trasformando rispetto a quello che avete capito che sono le esigenze dell'altra persona, che probabilmente esce da una situazione non bella. Poi può essere una situazione sentimentale o anche semplicemente una situazione familiare o lavorativa, insomma, purtroppo quando le situazioni non sono belle, non sono belle mai, no? Però forse qua avete la percezione che si può un po' usare per dare una spinta in bene, ovviamente. Non facciamoci bloccare da queste paure, perché qua l'altra persona è sulla via della guarigione da una ferita che ha avuto, quindi perché farsi bloccare da questa luna quando forse proprio perché vi è richiesto un pochino di astuzia. Voi siete invece persone molto dirette, molto, credete molto nella spontaneità, come è giusto che sia, dovrebbe sempre essere così. Però qua io vi dico che se volete che si arrivi da qualche parte vi dovete un po' svegliare. Sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. I tuoi, ma pure i suoi qua. Questo faccio una licenza poetica. Attenzione, allora intanto comunque la luna parla di romanticismo, la luna ci parla di sentimenti, di cose belle. Di sogni, quindi assolutamente sì, però mi conferma innanzitutto che questa stesa, a differenza, spoiler, delle altre due, si rivolge quasi esclusivamente, io direi, a chi non è ancora riuscito ad arrivare a una persona in particolare, cioè la persona in particolare c'è, non è riuscito ad arrivarci, quindi non c'è ancora una relazione, al limite a qualcuno che vuole riprendere una relazione che è rimasta là, nell'aria, magari. Il famoso famigerato ritorno, qua forse vorreste tornare voi e non sapete come fare. Allora, adesso vi sta dicendo, entro la fine dell'anno il vento cambia direzione, la situazione si fa propizia per voi, ok? Quindi qua bisogna che voi vi trasformiate un po', forse siete un pochino orsetti o orsette, un po' così, un po' spigolosi, un po' burberi, poco inclini al romanticismo, o se lo siete vi sentite a disagio a dire a fare certe cose. Qua ve la dovete giocare perché questo è un momento ultra favorevole e l'altra persona è lì che aspetta. Mannaggia, allora tutti questi problemi che ci stiamo facendo riguardo questa potenziale relazione o relazione se c'è, però dove c'è stato una rottura, quindi ecco, mettiamoli da parte da qua verso la fine dell'anno, captiamo i segnali per
positivi e vedrete che qui le cose si aggiustano o partono per andare bene. Okay. Ciao, partono. Ah, qua abbiamo paura di un rivale o di un arrivare. Abbiamo paura. Oh. Allora, qui sì, abbiamo proprio paura di qualcuno, di qualcosa. Io adesso mi rendo conto che, anche se magari mi seguite da un po', non potete sapere tutte le carte a memoria, però qua è veramente chiaro, qua partiamo da una situazione di chiusura, una situazione dove forse sentivate di non avere molte possibilità di gioco, a una situazione di chiarimento, di allontanamento, di eventuali altri rivali che peraltro qua vi assicuro non ci sono, e qui si passa dall'amicizia, aspettavate, dalla padella alla brace, no, si passa da un'amicizia a qualcosa di più. Quindi confermo che per me, come avevo visto all'inizio, si tratta di una stesa soprattutto rivolta a chi non ha ancora una relazione con qualcuno, in secondo ordine a chi l'ha avuta e da un bel po' però non ha più avuto niente di sentimentale, magari siete rimasti amici e desidera sapere se entro la fine dell'anno c'è un cambio di registro. Sì, c'è, però qua avete, allora voi dovete trasformarvi intanto giù questa veste di amicizia che è bellissima, vi fa onore ed è anche sincera da tutte e due le parti, però allora io ve lo dico, vi siete innamorati, comunque una cotta, un revival, chiamatelo come volete a seconda della vostra situazione, e lo state tenendo segreto, però tra l'altro qui lo state tenendo segreto solo con una persona di vostro interesse, ma mi risulta che non un po' segreto di Pulcinella. Dall'altra parte stessa situazione, manca che vi parliate voi due adesso, no? Quindi anche questa giocoleria, questa carta del giocoliere, così. Evitiamo di mandare in giro segnali che potrebbero magari creare imbarazzi e quindi bloccare ulteriormente la situazione, direttamente dal produttore al consumatore. Parlatevi, perché qua, guardate, qui c'è una possibilità di comunicazione, ma proprio a livello profondo, bisogna solo che si trasformi da amicizia, o da ormai amicizia si fa per lì, a qualcosa di nuovo che è già lì pronto. Un'altra persona non aspetta altro. Certo, vedevo che aveva avuto probabilmente una delusione. Vero, ci sta che abbia avuto magari una delusione da un ex, ma io non credo che si tratti solo di questo. Qui si tratta di qualcuno che forse, quando ha sentito mutare i propri sentimenti, si è un po' spaventato, i propri. Poi ha capito anche i vostri, ed è lì che aspetta, non sa cosa fare. Allora, io lancio questo messaggio a tutti coloro che sono qui. Se voi volete aspettare, prima o poi arriva qua l'occasione perché si quagli, perché con delle carte così qua abbiamo tutto quello che possiamo desiderare affinché questo inizio ci sia e sia esplosivo. Però campa a cavallo. Allora, siccome qua la domanda è che cosa accadrà tra voi due entro la fine dell'anno, ve la sentite, se volete, qua c'è proprio il terreno pronto, prontissimo per darvi insomma un ingresso trionfale nella vita di questa persona, non più come amico o amica, ma come qualcosa d'altro. Sta aspettando il vento che cambia direzione perché si è dato una svegliata, ma non è sufficiente. Quindi dovete voi un po' trasformarvi, infatti subito è uscita questa energia della trasformazione. Sappiate che questi sentimenti sono ricambiati, io sono certa che non c'era bisogno di questo interattivo per avere una sicurezza riguardo ai sentimenti di questa persona, però una volta in più non fa mai male. Sta un po' fingendo di fare l'amico o l'amica perché non ha capito che c'è qualcosa, ma non è certo, quindi siete tutti e due nella stessa posizione. Allora, invece di andare a chiedere aiuto a destra e a sinistra o cercare la scusa per chiamarvi, per sentirvi, e fatto comunque la cosa con un po' di garbo, quindi senza falciare via ogni possibile residuo di romanticismo, cioè bisogna andare a dire ti devo parlare avanti, mettiamoci insieme, no? Salvando anche questo, però troverete voi il modo, ma se lo fate voi accorciamo i tempi, ecco.
accorciamo i tempi. Voi siete un po', come dicevo, forse un po' in difficoltà in questa veste, perché qua partiamo comunque da una carta con la torre che dice sarebbe proprio una grossa trasformazione mettersi dalla parte di chi si dichiara. Però questo è il consiglio, non lo volete fare. Perché non ce la fate? Io sono sempre dell'idea che è meglio non forzare troppo le cose, perché un comportamento quando lo teniamo può essere un po' al di là di quello che siamo, ma non deve snaturare i nostri sentimenti, il nostro vero modo di essere. Beh, allora non succederà entro la fine dell'anno, succederà dopo. In ogni caso, se potete, con più tempo, cercate di far sì che il vostro comportamento sia sempre più chiaro, in modo da favorire un'iniziativa dall'altra parte. Certo che con queste carte, con questo vento che cambia direzione, con questa abbinata, se appena appena pensate di farcela, quando dicevo che può essere anche un ritorno, sì, può essere anche il ritorno di qualcuno, allora in questo caso un po' di più. Su questo ritorno di qualcuno ci sta il fatto che nel frattempo abbia avuto una storia che è andata male, e ci sta anche un po' di più che magari voi non solo siate poco a vostro agio nella pelle della persona che si fa avanti, ma che siate anche un pochino col dentino avvelenato, perché ci sono qua i presupposti perché sia così. Magari guardate le carte, vi dicono: guardate che vi siete fatti dei film un po' troppo rosei sulla relazione da cui è reduce questa persona. Intanto è finita e quindi tanto bene non andava, ma non è stato questo grande amore. Anzi, secondo me, qui è qualcuno che torna un po' con le pive nel sacco. Se di ritorno stiamo parlando, è comunque normale che magari non siate disposti subito a far capire che c'è ancora del sentimento di un certo tipo e che quindi preferiate che si faccia vivo o viva avanti l'altro, no? Però, tornando sempre, siamo sempre lì che ci giriamo attorno, ci sono grandissime possibilità, ottime possibilità. È uno scenario perfetto perché accada qualcosa entro la fine dell'anno, se voi fate un passo in più rispetto a quello che siete abituati, proprio vi trasformate. Trasformarsi non vuol dire fingere di essere ciò che non si è, deve essere proprio una trasformazione, quindi ci dovete credere, ecco perché dico, se non vi sentite bene in questa pelle, lasciate stare, non sarà per la fine dell'anno, sarà per dopo. Però se ce la fate, se sentite, non solo da questo interattivo, ma dai comportamento dell'altro che c'è margine, allora trasformatevi in un supereroe o supereroina e compite questo passo. Ci vuole un po' di fantasia, ecco, come se vi doveste travestire, ma con un costume che vi sta benissimo e che avete scelto voi. Ecco, chiaro, quindi non stiamo rinnegando o fingendo di essere ciò che non siamo. Se riuscite, il risultato qua è certo. Non ci riuscite, il risultato è certo ugualmente. Slitta magari di un po' il momento magico in cui potrete dire che finalmente siete insieme. Averne di scelte così. Posso dire averne. Questa stesa non mi parla di altre situazioni, mi rincresce, quindi se non siete ancora single, o se comunque se non avete le mire su qualcuno in queste condizioni, evidentemente siete in una delle altre due varianti, perché queste sono carte esclusivamente dedicate a chi ha una situazione così un po' in bilico che fa fatica a partire, ma vedrete che poi parte. Potrei al limite vederla se siete in coppia, con un momento di crisi che potrebbe essere risolto se voi fate un passo in avanti, ma lasciandovi alle spalle eventuali rancori o sospetti. Ecco, in questo caso sì, però come dico sempre, queste sono le seconde e le terze scelte. Che evidentemente se io vi avessi davanti, sareste tantissimi, però uno di voi avessi davanti, saprei la sua storia e quindi saprei da subito quale andare a scegliere. Invece così, dovendo andare a braccio, scelgo quella che a me ispira
di più, quindi per me questa è soprattutto una seta di questo tipo. Se però vi rispecchia completamente, manca solo quel particolare, ok, altrimenti qua non si parla di altre situazioni, ok? Quindi, allora, io penso che potrete passare un buon capodanno, che sia o meno in compagnia di questa persona, però se adesso vi date appunto una galvanizzata e partite all'attacco, il vento finalmente cambia direzione e quindi avrete dei buoni risultati. Non vi preoccupate, altrimenti qua i risultati arriveranno comunque, perché il vento ha già cambiato direzione e quindi in un modo o nell'altro siete destinati a avere qualcosa di bello con questa persona. Perciò variante numero 3, anche per te. Se ti è piaciuto il video metti like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva le notifiche, vienimi a trovare su Visio e seguimi su Instagram. Io ti auguro veramente che questa cosa si risolva in fretta, ti faccio un enorme in bocca al lupo e ti do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantica. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo interattivo. Io vi ringrazio di essere stati con me fino ad ora. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare le notifiche. Venitemi a trovare su Visio, trovate l'indirizzo qua sotto o nella descrizione del canale. Seguitemi su Instagram e con questo io vi auguro come sempre un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti.